Bentornati a tutti su Dante Sartre per un nuovo video. Oggi riparliamo delle nostre amiche ventole. Ventole perché, come sempre, il nostro caro Mark di Be Quiet mi manda cosine carine da provare. Sempre ventole in questo caso, ma questa volta un po' più particolari perché per la prima volta Be Quiet ci fa delle ventole RGB bianche ad alte performance. Be Quiet Light Wings White. Eccole qua. Allora, è un set di tre ventole che viene praticamente fornito con un hub per le ventole, quindi un hub che anche lui è bianco a differenza del vecchio di Be Quiet che era nero versione V1.0. Questa volta Be Quiet, ce l'ho qua collegato, ce lo fornisce bianco. Le ventole in questione, ora ne tiriamo fuori una, vengono tutte messe all'interno di una scatoletta e comunque sono anche utilizzabili come versione stand alone, quindi senza il controller. La ventola ha il nuovo design di Be Quiet a righe che massimizza l'aria e riporta 0,38 A e 1700 RPM, quindi teoricamente dovrebbe essere una ventolina abbastanza decente. Abbiamo tutti i valori delle ventole che abbiamo provato fino ad ora, quindi andremo a confrontare anche questa. La proveremo al 50 e al 100% con la mia attrezzatura di rilevamento del flow sia in aspirazione che in emissione. Eccola qua la nostra ventola con il suo controller ARGB bianco che riporta versione V2.0. Praticamente è identico a quell'altro. Allora, la ventola qui sta girando a velocità massima e praticamente si sentono le ventole del computer e non questa non si sente, è silenziosissima, è veramente qualcosa di silenzioso. Nostro bellissimo flussometro e praticamente la proveremo prima al 50%, io l'ho collegata al computer e posso andare a gestire quelle che sono le velocità della ventola direttamente dal software dell'Asrock. Lo piazzeremo esattamente al 50%. Verifichiamo prima la portata al 50% della ventola. Allora, sono 2,2 metri al secondo che equivalgono 43 metri cubi all'ora per l'esattezza. Ora proviamola al 100%, poi andremo a vedere quali sono le specifiche della ventola. 3,9, questo in emissione, 3,9 che 3,9 metri al secondo che sarebbero, andiamo a vedere, 77 metri cubi all'ora. Ora vediamo se a tirare via la ventola fa meglio. Difficilmente fanno meglio all'aria libera, però noi proveremo comunque. Come volevasi dimostrare, fa 3,9 metri al secondo contro i 3,3, 3,4, 3,9, quindi va a perdere. Riproviamo in emissione, 3,94 addirittura, arriva anche a fare picchi di 4 metri al secondo. Vedete che io leggo i metri al secondo, poi vengono convertiti, è comodissimo questo aggeggio. Allora, quindi abbiamo 43 e 77 metri cubi. Vediamo se queste ventole hanno una descrizione. Allora, se riusciamo a leggerla, vediamo. Loro ci riportano ragazzi, 70 metri cubi all'ora. Ne arriva a fare 77 aria libera. Direi che o comunque difficilmente si trovano robe così precise, eh? Cioè io la provo, non ho letto il foglio, non ho letto praticamente il foglio di questa ventola e ribatteva perfettamente la velocità. Sono quasi tentato di sostituirle a quelle che ho sul PC di sto Alpha, quel che fanno un bordello della miseria. Sono veramente tentato, perché queste manco si sentono. Allora, fate conto che le NFX 25 di Noctua, quelle che
vanno su quel mega dissipatore che vendono, il più grosso, fanno 78 metri cubi all'ora, e qui siamo lì, facciamo 77-76 metri cubi all'ora. Fra l'altro non sono neanche il sample più veloce di Be Quiet, sono una fascia media per quanto riguarda la velocità, e comunque il colore bianco rava molto, sono RGB addressable e hanno tutto. Fra l'altro, questo evento le vanno talmente bene che io me le sono schiaffate direttamente sul mio Ace Buyer, perché sono devastanti, cioè lo raffreddano benissimo e, ragazzi, a pieno carico fanno un sacco di aria e non si sentono. Poi sono bellissime da vedere, cioè Be Quiet come sempre ha fatto un'altra opera d'arte fantastica. Per quanto riguarda i prezzi, 71,90€ per la versione standard e 75,90€ per la High Speed. Parliamo del pack da tre ventole. Ovviamente 120 e 140 mm il prezzo è lo stesso. Non è un prezzo bassissimo, ma la qualità, la portata, il design, comunque la bellezza e tutto delle ventole ne fanno comunque un prezzo giusto, perché non è che andiamo a comprare le ventole cinesi, ma dissipano in maniera perfetta qualunque tipo di radiatore, di case, comunque hanno un'alta portata, hanno una bella prevalenza per andare a far passare l'aria anche dove le feritoie sono strette, quindi parliamo di tutti quei casi in cui ci sono retine che ostruiscono il passaggio, in cui ci sono radiatori, perché poi la portata d'aria ad aria libera è diversa da quella quando c'è un'ostruzione, e ho misurato che in questo caso queste ventole lavorano molto meglio quando c'è un'ostruzione e riescono a garantire più aria di altri tipi di ventole con la stessa portata in aria libera, che questa è una cosa decisamente importante. Vi ringrazio a tutti, ragazzi, per essere stati qui. Ci vediamo alla prossima con Dantes Hardware. Non dimenticatevi di lasciare il like, di condividere, di accendere la campanellina e di iscrivervi ai social Facebook, Instagram e TikTok. E ringrazio Be Quiet nella persona di Mark per avermi mandato queste fantastiche ventole in prova. Ciao ciao!